Allora, questa cooperativa, questo gruppo di pescatori pionieri nasce nel lontano 1932. Pionieri venuti da tutte lungo la costa, da come Mondragone, Napoli, Caserta, Minturno, Procida e qualcuno anche dalla Calabria. Hanno così, questi pionieri, ma spiaggia per spiaggia, per lavorare con la rete, con la pesca, con le telline e poi si sono adattati qui sul litorale di Ostia, si sono accampati con le capanne, hanno fatto delle capanne con fanga e fango, quella paglia col fango che si unisce insieme e si sono fermati qui sul litorale di Ostia, su questi pionieri venuti da lontano, che la maggior parte principale della pesca era la pesca azzurra, cioè significa che andavano con dei barconi grossi a calare questa rete a cerchio, con delle barchette dietro che c'erano le luci per tirare su il pesce e si è fatta per tanti anni fino a che non è arrivata la nuova generazione, sono venuti a mancare tanti vecchi perché era un mestiere che conoscevano bene questi vecchi che ci hanno lasciato, che era chiamato il lavoro della lampara. Siamo a quell'anno, come ho detto prima, siamo nel lontano 1932-33 e siamo nel tempo del fascio, dei fascisti, tempo del duce, per dirla meglio. Cosa avvenne? Che un nostro pescatore qua, un nostro vecchio del posto, un certo signor Schiano, diede una mano, aiutò al signor Benito Mussolini e la sua amichetta, perché tanto adesso lo sanno tutti, la sua amichetta, gli si era fermato il motoscafo. Questo signore Schiano, dandogli una mano, gli sistemò il motore, tutto quanto, e lo fece ripartire col suo motoscafo. Era quello che ho detto prima, era un uomo che amava talmente il popolo dei lavoratori, specialmente i pescatori. E lui niente, per contraccambiare disse cosa gli posso aiutare qua e là, e ha visto le condizioni dei pescatori nostri come stavano. Ha detto due belle frasi ai vecchi nostri che ora non ci sono più. Se voi mi fate campare 100 operai per 100 notti e 100 giorni, io vi farò un porticciolo e vi darò ognuno un alloggio caldo, una casetta. Queste casette che si vedono adesso qui, queste sei case. Così, così dicendo, e lui disse per qui 100 giorni e 100 notti, i pescatori mantengono la promessa di far mangiare tutti gli operai, ma queste sei casette che si vedono sono state ferite in 55 giorni e 55 notti. E poi il duce venne su qua quando le case finite e sistemò tutte le famiglie. Per esempio questa era una famiglia di quattro fratelli, tutti Schiano, Nannetti, Pizzuti, Schiano, Di Lorenzo. E Tutti loro. sistemò ogni famiglia, perché erano tanti fratelli, tanti pescatori, e li sistemò tutti insieme. E dopo gli disse ai pescatori, ha detto, ora state al caldo. Adesso vi manca un approdo, un posto tranquillo per le vostre Ah, barche, ok. e fece questo canale, che era un canale di scolo, e bonificò questo scolo di canale e fece questo porticciolo di quarta categoria. Venite queste palazzine e il duce venne qui a fare l'inaugurazione, la grande statua del nostro santo del mare, San Nicola, che da sulla spiaggia è stato portato qui con le cariole e palancoli, e nel 4 aprile del 1932 fece l'inaugurazione e servì tutti i pescatori. Ah, ok. Intervento, new building. Right. Pescatore, lo fece sempre il duce, per le barche piccole sempre. Get up here, can't go further, yeah. Oh, yeah. Va Le prestazioni energetiche di questo intervento sono state ottenute mediante l'applicazione di due strategie. Una strategia passiva, ovvero le caratteristiche dell'involucro, e una caratteristica attiva degli impianti. Noi qui ci dobbiamo sia proteggere dal freddo, ma anche dal caldo. Per esempio, lo sviluppo dei balconi quasi su tutto il prospetto dei fabbricati ci consente nei periodi estivi di avere un'ombra portata sulle facciate del fabbricato tale da diminuire l'irraggiamento solare delle stesse. L'altezza dell'interpiano, l'altezza interna degli appartamenti è circa il 10% più alta degli appartamenti normalmente che si realizzano in Italia per avere una migliore circolazione naturale dell'aria. Anche le finestre sono a tutta altezza, tale da consentire un migliore irraggiamento di solare diretto nei periodi invernali. Quindi evitiamo i cassonetti superiori e la parte a terra. Le finestre sono da cielo a terra. Il sole d'inverno è più basso sull'orizzonte, quindi
le finestre che arrivano a terra consentono un irraggiamento del pavimento nel periodo invernale. Nel periodo estivo, quando il sole è più alto, è schermato dai balconi, quindi c'è un miglior controllo della temperatura naturale. Le caratteristiche dell'involucro sono di alto rendimento energetico, sia per quanto riguarda le murature, sia per quanto riguarda invece le finestre. Le murature sono composte da un'alternanza di mattoni. Il primo strato interno è un mattone alveolare, un mattone ad alto rendimento energetico di 12 cm, poi ci sono 5 cm di intercapedine d'aria e poi un mattone esterno che è questo che vedete. Nell'intercapedine d'aria abbiamo utilizzato un isolante termoriflettente tale da impedire l'irraggiamento, il calore esterno di irraggiamento dall'esterno, ma anche dall'interno mantenere il calore interno. Considerate che con gli impianti spenti nel periodo di massimo freddo, dalla sera alla mattina, noi perdiamo semplicemente mezzo grado centigrado. Che hanno caratterizzato l'intervento di Borghetto dei Pescatori sono fondamentalmente tre: l'identità locale, l'innovazione tecnologica e il risparmio energetico e i bassi costi contenuti degli appartamenti. Possiamo dire che questo è un intervento di urbanistica partecipata perché ha visto nell'elaborazione del progetto la condivisione con la comunità locale. La stessa cooperativa è costituita dai figli dei pescatori che si insediarono in questa fascia del litorale romano alla fine del XIX secolo. Altro elemento importante è che abbiamo cercato di puntare sull'innovazione tecnologica attraverso il risparmio energetico ottenuto grazie all'utilizzo di pannelli solari, pannelli fotovoltaici, impianti geotermici e un buon isolamento dell'involucro edilizio. E la cosa che ci ha maggiormente caratterizzato è stato il fatto che siamo riusciti a fare una buona edilizia a dei bassi costi di vendita degli appartamenti. Okay, noi abbiamo venduto a 2.200 euro a metro quadro, quindi un appartamento standard medio comprensivo di box 220.000 euro. Il costo dell'appartamento viene stabilito dal Comune di Roma attraverso una convenzione, quindi è molto più basso rispetto al valore di mercato. Dovremmo essere tra i pochissimi piani di zona, quindi interventi di edilizia residenziale pubblica in Italia, ad aver raggiunto la classe energetica A+. Gli interventi di classe energetica A+ sono stati realizzati, ma in edilizia privata, dove la vendita poi è molto più alta rispetto a quello che poi siamo riusciti a fare noi. È che i soci della nostra cooperativa e quindi le persone sono molto più avanti rispetto a quello che l'imprenditoria e la politica ha fatto in questo paese.